Buongiorno ragazze, eccoci qui con un nuovo video. In questo video vi mostro un po' di acquisti make-upposi riguardanti il beauty che ho fatto appunto con i saldi ultimamente. Non sono molte cose, però quelle poche cose che ho preso le ho trovate davvero scontate, quindi le ho prese subito. Sono principalmente prodotti Kiko, Pupa e Sephora, quindi se vi interessano continuate a guardare il video. Vi mostro anche un paio di cose che avevo preso a Barcellona che ancora non vi avevo mostrato. E ovvero sono queste due maschere che ho trovato dal negozio Claire's, che io non avevo mai visto, sinceramente, non ero mai stata da questo negozio. E una è questa, ovvero credo sia una maschera appunto calda perché dice sauna. Sono di quelle maschere che, se non ricordo male, davano anche al Cosmo Prof l'anno scorso da provare, quindi se qualcuna l'ha già provata, le ha già provate, perché ho preso queste due. Questa qui è la peel off, sarebbe per fare il peeling. Fatemi sapere se le avete già provate, come vi ci siete trovate, perché io appunto non le avevo mai viste provate, quindi ho voluto prenderne un paio giusto per vedere come sono. Le ho pagate 1,95 € l'una, quindi non so, fatemi sapere anche sul prezzo se è buono o meno. E poi da H&M ho preso questa pochettina fatta così, con tutta questa fantasia leopardata colorata, che ho pagato 2,95 €. Questa qui l'ho presa per voi, quindi la metterò in un giveaway con dentro tutti i premi come faccio di solito. E niente, spero vi Poi piace. sono stata all'outlet di Vicolungo, che non so se qualcuna di voi lo conosce, e sono andata da Kiko e Pupa. Allora, da Kiko c'erano parecchie cose in saldo, però l'unica cosa che ho acquistato è un long lasting stick eyeshadow. Tralasciate il cerottino con hot dog, computer, telefoni vari, che vabbè, io adoro queste cazzatine. Tralasciate comunque il cerotto. Appunto vi dicevo che ho acquistato una long lasting stick eyeshadow ed è la numero 20, la nera, che vi avevo già anticipato che volevo acquistarla nel video dei must have del 2012, perché le altre tre che ho mi erano piaciute particolarmente. L'avevo presa per utilizzarla soprattutto nella rima interna dell'occhio, da utilizzare come kajal, però vi devo purtroppo dire che non scrive bene come le altre tre che ho all'interno dell'occhio, quindi non fa un tratto bello nero, ma appunto non scrive bene all'interno dell'occhio. Ora la sto utilizzando come eyeliner, come base per l'ombretto e come ombretto. La testerò un pochino e vi farò sapere. Una ragazza mi aveva avvisata che la nera era un po' diversa dagli altri colori. Io quel commento non l'avevo ancora letto e l'ho presa lo stesso. Comunque l'ho pagata 4,90 € al posto di 7,90 €, che a prezzo pieno costano 7,90 € se non ricordo male. Quindi ho risparmiato, vabbè, 3 €. Quindi niente, ho preso solamente questo prodotto da Kiko. Poi nello store Pupa ho preso questi tre ombretti, che sono tutti e tre in tonalità naturali. Infatti la linea è Naturalize, ombretti cotti, sono i soliti di Pupa. I numeri sono i 04, 03, 02. Questi li ho presi anche per voi, quindi ho pensato anche a voi e ora ve li mostro nel dettaglio. Questo è il numero 02 ed è un marroncino beige chiaro. Non ve lo swatcho perché ancora non so quali metterò appunto nei giveaway. Poi abbiamo lo 03, che è un marrone un po' più scuro. E lo 04, che è un marrone particolare perché è un po' un taupe, quindi ha qualche riflesso, comunque sottotono grigio, quindi è un incrocio tra un marrone e un grigio che io definirei un taupe. E questi sono gli ombretti che ho acquistato da Pupa.
Dimenticavo di dirvi che li ho pagati 3 euro, a prezzo pieno costano 14, intorno ai 14, quindi non potevo lasciarli lì perché ovviamente 3 euro è un buonissimo Poi ho prezzo. fatto un ordine sul sito internet di Sephora, quindi non mi sono recata al negozio, ma i prodotti che vedete li ho acquistati sul loro sito. Se volete dare un'occhiata, appunto, c'è la sezione dedicata ai saldi con tutti i prodotti. Le spedizioni sono di 3,95 euro e arrivano col corriere, quindi davvero un buon prezzo per le spese di spedizione. E a me, sinceramente, conviene prendere su internet piuttosto che andare in centro in Duomo, da Sephora, perché spenderei di più di biglietti che per il resto. Comunque, mi è arrivato tutto in questa scatolina, che è la scatola regalo, che vi danno gratuitamente se acquistate su internet e appunto la richiedete. Io l'ho richiesta perché è sempre una scatolina in più, comunque è anche carina. E vi mostro cosa c'era all'interno. Un'altra cosa interessante è che sul sito internet di Sephora, quando ordinate, potete scegliere anche tre campioncini, a scelta tra 6 che vi propongono. Se io mi reco in negozio, di solito non me ne danno mai di campioncini, a meno che non spendo più di 50 euro o comunque una cifra alta. Se spendo 10-15 euro, come ho speso questa volta, perché ho speso solo 10 euro per i prodotti più spedizione, non mi avrebbero dato nessun campione. Invece ne ho ricevuti ben 3, che dopo vi faccio vedere. Il primo prodotto che ho acquistato è questo fondotinta, un fondotinta liquido. Sono con protezione 10. Vi volevo dire quanti grammi sono, eccoli qua, 30 ml con una scadenza di 12 mesi. Questo qua è il fondotinta di Sephora, appunto, del loro marchio, e l'ho pagato 5 euro. A prezzo pieno mi sembra che costi più di 10. Ora non so il prezzo effettivamente giusto, però io l'ho pagato 5 euro, il che per un fondotinta di Sephora credo sia buono. Ha la sua pompetta, io ancora non l'ho aperto perché sto terminando quello di Essence. E poi appunto utilizzerò questo, così vi faccio sapere come mi trovo. Però per ora ancora non lo apro. Vi faccio vedere l'inci, se qualcuno è interessata. Spero si veda qualcosa. Al limite per le ragazze che se ne intendono di inci, fateci sapere com'è questo prodotto, anche se non credo che abbia un inci verde. Poi ho acquistato questa che è una base per occhi, appunto sempre di Sephora, del loro marchio, e non c'è scritto appunto quanti grammi sono, dovrebbero essere 2 grammi circa, e neanche la scadenza, forse era scritta sul foglietto che lo rivestiva. Io purtroppo l'ho buttato e quindi non ce l'ho. Comunque è una base fatta in questo modo, se riesco ad aprirla. Con il pennellino, tipo il correttore di Mua che vi mostro sempre, che ho bocciato perché aveva il pennellino così e lo trovo antigienico. Vediamo questa base come si comporta, se si secca tutta all'interno del pennellino o meno. Comunque vi faccio sapere anche di questa base sicuramente nei prossimi video. Poi, il terzo e ultimo prodotto che ho acquistato, e questo invece è l'unico che ho provato dei tre. E devo dire che io mi sono già innamorata di questa matita per labbra che è waterproof ed è fatta con la mina appunto in questo modo. Come vedete, io l'ho già utilizzata, è già sparita la punta, l'ho già utilizzata un paio di volte. Allora, vi faccio vedere innanzitutto il colore, che è questo. Come vedete, scrive praticamente appena l'appoggiate, è morbidissima ed è super pigmentata. Allora, cosa dire di questa matita? È fantastica la durata, è assolutamente fantastica perché io l'ho messa. Allora, parliamo di ieri che l'ho messa all'una, alle 7 di sera, dopo aver mangiato, bevuto, ce l'avevo ancora. Allora, ovviamente un po' all'interno delle labbra si sbiadisce. Però devo dire che sui contorni era davvero perfetta. Io l'ho utilizzata senza niente, quindi senza una base, senza un rossetto sopra, l'ho utilizzata da sola perché non secca neanche le labbra. È un colore fantastico, mi piace da morire.
Non vi ho detto quanto l'ho pagata, 2 euro. La colorazione è Sienna 04. In offerta c'era questa e un'altra colorazione, mi sono pentita di non aver preso anche l'altra, infatti sono andata subito a vedere sul sito, ma sono terminate, quindi se passerò dal negozio vedo se ci sono, perché per 2 euro c'è davvero pochissimo, se la trovate prendetela perché è molto molto valida. Il prezzo pieno è circa 8 euro, 8 euro e qualcosa. Poi sul fondo anche il suo pennellino per sfumarla, appunto. Ormai questa si è fissata, quindi non si sfuma neanche più. Poi, se togliete il pennellino, c'è il suo temperino. Quindi per 2 euro veramente, cosa vogliamo di più? È fantastica questa matita. Mi piace, mi piace, mi piace e è diventata la mia matita preferita, sicuramente per le labbra, la mia matita top. E non vi ho detto neanche il prezzo della base, mi sono dimenticata. La base occhi l'ho pagata 3 euro. Ho fatto un calcolo, ho detto vabbè, 3 euro costa meno di quella Essence, quindi la provo. Ovviamente a prezzo pieno non costa meno di quella Essence, però 3 euro mi sembrava poco, quindi l'ho voluta provare. E questi con il fondotinta erano i prodotti che ho preso da Sephora. Quindi ho acquistato 3 prodotti spendendo 10 euro, questo 5 euro, la base 3 euro, la matita 2 euro e ho ricevuto i seguenti campioncini. Allora, partiamo da questo che è quello che mi è piaciuto meno, che non utilizzerò e che darò a mia mamma, che è uno struccante anti-età di questa marca che non ho mai sentito ed è appunto in bustina. Quindi un semplice campioncino appunto in bustina e questo è uno. Poi sempre un campioncino in bustina, però questo mi piace molto perché è della Makeup Forever. Io non ho mai provato niente di Makeup Forever, quindi mi interessa molto provare questo prodotto ed è sempre uno struccante per occhi sensibili per il trucco waterproof. Quindi mi interessa davvero provarlo. E quindi questo qua mi è piaciuto molto. E poi il top, eccolo qua, una miniatura di mascara che ancora non ho aperto perché ne ho 3000 da finire, quindi questo qua lo terrò magari se devo andare in viaggio me lo porterò dietro. Ed è un mascara di Sephora ed è questo qua, che non vi so leggere perché non so come si pronunci. È un sample da 2 ml, quindi abbastanza per provarlo, e questo qui è quello che mi è piaciuto di più. Io li ho potuti scegliere questi sample, c'erano 6 sample tra cui scegliere e ho scelto appunto questi. Gli altri 3 erano profumi, però non mi interessa provare profumi perché non ne devo acquistare, quindi ho scelto assolutamente gli unici riguardanti un po' il make up. Quindi con 14 euro mi sono portata a casa 3 prodotti, 3 campioncini e una bella scatola, bella resistente, che posso riutilizzare. Quindi se avete la possibilità, date un'occhiata veramente al sito di Sephora perché inoltre sono anche velocissimi con la spedizione. Io ho ordinato il 7, il 10 avevo il pacchetto a casa. Quindi niente da dire, veramente mi sono trovata molto bene. Prima di terminare il video devo salutare una ragazza che me l'ha richiesto su Facebook, ovvero Siria Barretta, e vi lascio il link del suo blog nell'info box perché appunto ho appena aperto un blog e se vi va andate a visitarlo. Comunque ti saluto, ciao Siria. Quindi io spero di esservi stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!